e oggi a Roma, presso la sede di Union Camere, incontriamo Domenico Mauriello, che è il segretario generale di Asso Camera Estero, che ha sede a Roma. Allora, dottore, oggi un'occasione importante. La Camera di Commercio di Miami arriva in Italia e decide di fare una sorta di giro, veramente toccando quelle che sono le più importanti città italiane, e Roma, la capitale, non poteva mancare. Sì, e soprattutto portando direttamente al cancello degli imprenditori italiani le opportunità enormi che in questo momento offre il mercato statunitense. Nel 2023 USA è diventato addirittura il nostro secondo mercato di riferimento, ha superato anche la Francia, è seconda soltanto dietro la Germania, dunque si può considerare come un nostro partner commerciale di primaria importanza, ma ci sono molti e molte difficoltà o anche, per meglio dire, false credenze sul mercato americano, che soprattutto per una piccola e piccolissima impresa che immagina di arrivare negli US come primo mercato estero di sbarcare, ebbene, potrebbe avere delle implicazioni negative. Quello che fa la Camera di Commercio di Miami, come tutte le altre 85 camere oltre Miami sul territorio in cui operano, è proprio quella di guidare gli imprenditori, accompagnarli nel mercato di riferimento e aiutarli a rimanere, non accompagnandoli e andar via. Ovvero cercando di parlare proprio la stessa lingua degli imprenditori. Oggi abbiamo infatti come relatori operatori del settore, abbiamo professionisti, abbiamo imprenditori che portano la loro testimonianza su cosa fare e cosa evitare per avere maggiori probabilità di successo sul mercato statunitense, che come